Ciao ragazzi, benvenuti in questo video. Ragazzi, oggi voglio fare un po' il punto sulla situazione di Juventus, perché calciomercato, sì, le notizie che ci sono da dare io le ho sempre portate, ufficialità oppure le quasi ufficialità della Juventus, per quanto il mio è anche un canale bianco e nero, io parlo di calcio a 360 gradi, quindi ci mancherebbe, non è che mi dia fastidio parlare delle altre squadre. Per il semplice fatto però che mi chiamo anche Ale Bianco Nero, ci terrei a portare qualcosa della Juventus, anche se purtroppo di ufficiale adesso sulla Juve non c'è nulla, siamo bloccati. Però comunque mi va di parlare un po' in generale, non della Juventus, perché sono un po' preoccupato, sinceramente, sono un po' preoccupato. Non tanto per il centrocampo, perché il centrocampo è la situazione, è il punto da sistemare, quello si sa, perché si sa. Ma inizio anche ad avere dei timori in difesa, ragazzi. E perché voi dite in difesa? Allora ve lo spiego subito, ragazzi. Perché qua oggi non si fa altro che parlare di Cristiano Ronaldo è arrivato a Torino, bene, vedremo se poi rimarrà la Juve o no, perché ricordiamoci che Allegri, prima che firmasse il contratto con la Juventus, disse a intervista Sky che Ronaldo blocca la crescita dei giovani. Quindi uno che ti dà quelle dichiarazioni lì in televisione fa capire che Ronaldo in squadra non ce lo vuole, no? E qualora Ronaldo comunque vuole rispettare il contratto con la Juventus, Allegri e Ronaldo devono comunque imparare a convivere. E io non so come sarà la situazione tra Allegri e Ronaldo dopo l'intervista che Allegri ha rilasciato a Sky, perché uno che dice così, ragazzi, ti fa capire che Ronaldo non ce lo vuole in squadra, quindi non lo so, è tornato a Torino, ma bisogna vedere un po' il da farsi nelle prossime settimane. Locatelli, ragazzi, Locatelli sono sempre lì. C'è un punto di svolta, il ragazzo non è neanche andato in ritiro col Sassuolo, quindi vi fa capire che è pronto alla partenza. Dicono sempre che vuole solo la Juventus deve solamente trovare l'accordo con la società Sassuolo, dove sembra che l'ultima offerta da 30 milioni più Dragusin sia una pista buona, però ancora non c'è nulla di ufficiale, quindi anche qui bisogna aspettare, ragazzi, per Locatelli. Si è parlato anche di Tolisso, si è parlato di un ritorno di Pjanic, tutte cose che non voglio sentire, ragazzi. Tolisso è un Ramsey 2, si spacca sempre. Il Bayer chiede 20 milioni, io non darei mai 20 milioni per Tolisso perché si rompe. Pjanic sarebbe un ritorno che, ragazzi, all'Allegri andrebbe anche più che bene, perché Allegri a Pjanic piace, ragazzi. Allegri quando c'era Pjanic alla Juve gli andava bene come giocatore, quindi magari se Pjanic è anche costretto. Diciamo che se Pjanic vuole anche abbassarsi lo stipendio, potrebbe anche esserci un suo famoso ritorno. Io sono contrario perché le minestre riscaldate non mi piacciono a livello di calcio, perché comunque, ragazzi, quando un giocatore torna sempre, non fa mai bene come la prima volta. Allegri è un'altra cosa, Allegri anche lui è una minestra riscaldata, è un vecchio allenatore, però era il migliore che c'era sulla piazza dopo ora che potevi prendere, quindi ci sta. Riprendere Pjanic significa un altro passo indietro, a me questa cosa non va bene, ragazzi. Perché mi preoccupa la difesa, ragazzi? Perché vi ho appena detto che se Locatelli va in porto, la Juve dovrebbe dare 30 milioni più Dragusin, ok? Dragusin, che è un difensore centrale giovane da lanciare, che la Juve probabilmente non lancerà perché se lo vuole scambiare per Locatelli non lo lancerà. Però Dragusin è già uno che parte, ragazzi. Bene, che ci rimane? Demiral, Bonucci, Chiellini e De Ligt. Quattro difensori contati e Rugani che è tornato, ok? Poco fa, ragazzi, è arrivata una notizia dove delle sirene tedesche, tipo il Borussia Dortmund, abbia fatto un'offerta molto valida per Demiral, ragazzi. Si parla di 35 milioni di euro. Demiral che è in uscita, la Juve ci sta pensando. Attenzione anche all'Atalanta, perché qualora l'Atalanta dovesse far partire Romero, perché comunque Romero sembra a destinazione Tottenham, con i soldi che ricava di Romero, anche l'Atalanta potrebbe fare un piccolo assalto di Demiral. Demiral che piace tanto a Gasperini, perché è un giocatore molto simile a Romero, no? È molto irruento, duro ed è anche buono, tra virgolette. A me, ragazzi, Demiral quest'anno non ha fatto benissimo alla Juventus, però di certo meglio un Demiral che un Rugani, e questo già dovrebbe farvi capire tante cose. Però, se la Juventus dovesse far uscire Demiral, ragazzi, mettiamo ipotesi, caso, che la Juventus vendesse Demiral al Borussia Dortmund o all'Atalanta, a dir si voglia, non lo so, a qualsiasi altra squadra, per 35-40 milioni di euro, è vero, è una cifra molto buona che magari tu puoi investire anche per lo stesso Locatelli, che è difficoltà a prenderlo. Però, ragazzi, se parte Demiral, tu chi hai in difesa? Bonucci, che a volte si spacca. Chiellini, che è un grande, perché è un grande, ragazzi, dopo anche l'Europeo, però anche lui abbiamo visto che se fa troppe partite di fila, dopo un po' si rompe. E De Ligt, hai questi tre difensori centrali. Come
Cosa gli stai facendo capire? Ti vuoi tenere Rugani? Ma veramente vuoi tenerti Rugani come quarto difensore? No, ragazzi, no. Quindi, cosa vi voglio dire io, ragazzi? Che in poche parole, qualora Demiral partisse, la Juve deve investire anche in difesa. La Juve deve investire anche in difesa perché non puoi rimanere con Rugani, Bonucci, Chiellini e De Ligt. Non puoi. Io penso che poi Rugani parta. Sembra che ci sia un interesse anche da parte del Napoli, no? Sarri che ce l'aveva all'Empoli, lo rivuole. Quindi forse anche Rugani partirà. Però ragazzi, se noi vogliamo liberare Demiral, a questo punto, chi capiamo in difesa? Su cosa possiamo investire? Su Milenkovic? Milenkovic già mi piacerebbe, sarebbe una buona alternativa. Però non ci sono voci plausibili, non ci sono voci che ti portano a Milenkovic. Volevamo tanto Vlahovic in attacco, ragazzi. Vlahovic sembra che rinnovi con la Fiorentina. E la Fiorentina ci voglia mettere anche una bella clausola rescissoria, quindi non sarà facile prenderlo. Cioè, 35 milioni barra 40 milioni sono buoni per Demiral, perché non è che abbia fatto una stagione assurda. Però, se devo scegliere Rugani e Demiral, ragazzi, mi tengo Demiral. Comunque è sempre giovane questo ragazzo, ha comunque margini di crescita volendo. Darlo via, che poi ti trovi nella cacca, tra virgolette, anche in difesa. No, ragazzi, perché già siamo disperati a centrocampo. Perché siamo disperati a centrocampo. E tu la via Demiral, anche in difesa non siamo messi bene. Perché comunque Bonucci e Chiellini ormai hanno la loro età. Cioè, dopo un po' di partite, tra infortuni muscolari o cose varie, si fermano. È solo De Ligt di buono. Non lo so, ragazzi, io sono un po' preoccupato. Non so, poi mi direte voi la vostra, soprattutto i tifosi juventini che mi seguono. Di cosa ne pensano di questa Juve? Perché per adesso siamo fermi, ma se pensiamo solo a vendere, ragazzi. Poi ho saputo anche un'altra notizia che non mi va bene assolutamente. Sembra che Allegri voglia tenersi De Sciglio, perché De Sciglio comunque anche per Allegri lo impiegava abbastanza. Non so se lo riterrà utile, ma però De Sciglio, ragazzi, ad Allegri è piaciuto quando l'aveva preso. E sembra che De Sciglio rimanga, che non vada in prestito, e quindi ce lo teniamo noi. Fra botta dovrebbe andare all'Atalanta, ma ancora non c'è andato. Noi abbiamo Luca Pellegrini che è tornato, ma sti qua sono tutti terzini, ragazzi. Terzini, a livello di difensori centrali, 4 ne abbiamo. E se parte Demiral, ne abbiamo 3. Non va bene, ragazzi. Io sono preoccupato, ripeto. A centrocampo siamo sempre lì. La Juve punta Locatelli, che può essere fattibile con Dragos in più 30 milioni. E forse se la Juve riesce a piare anche Pjanic, che Pjanic si abbassa l'ingaggio, comunque ti sistemi, per quanto a me Pjanic non piace, però sai, metti Pjanic, metti Locatelli, poi c'hai anche comunque Bentancur, c'hai Rabiot, ti sistemi un po' di più a centrocampo. Però se devi via Demiral ti complichi anche la vita in difesa, per me ti complichi la vita anche in difesa e non è facile al giorno d'oggi trovare uno buono al posto di Demiral che ti possa sostituire, perché... Prossimo anno, quale sarà la coppia difensiva titolare? De Ligt sicuro e poi verrà affiancato da Chiellini e Bonucci, ok. Però ragazzi, Chiellini e Bonucci si spaccano con Champions League, Coppa Italia, campionato, non te le fanno tutte. Bisogna avere anche comunque delle riserve buone e non ci puoi buttare Rugani quando comunque un De Ligt, quando comunque un Bonucci o Chiellini sono stanchi. Non esiste, non esiste ragazzi, non esiste. Quindi non lo so, sono preoccupato, ripeto, sono preoccupato e... Mi direte voi la vostra, ragazzi, fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti della Juve, cioè cosa bisogna fare, perché qua siamo veramente fermi. Lasciate un bel like comunque se questo video vi è piaciuto, anche se non ci sono ufficialità, ragazzi, lo so, però mi andava di dire queste cose a voi. E se voi, ragazzi, se vi raccomando, iscrivetevi al canale, condividete questo video, potete scrivere anche loro, e attivate la notifica così non vedete i prossimi video. Qui da me è tutto, bella! We'll be right back.